I due turni di qualifica disputati sul tracciato di Monza dai protagonisti della Peugeot RCZ Racing Cup sono stati quanto mai intensi. Nella prima sessione a primeggiare è stato il pilota ufficiale di Peugeot Italia nel campionato italiano rally Paolo Andreucci, che dopo alcuni tentativi andati a vuoto è riuscito a compiere un giro perfetto fermando i cronometri sul tempo di 2:08:00. Grazie a questo tempone il Terpanino si guadagnava la pole position ai danni del viterbese Gianluca Carboni, che chiudeva secondo distanziato di meno di mezzo secondo dal primo. Alle loro spalle ottima terza piazza per Gaio Fatto, che riusciva a precedere Marco Coldani, ancora le prese con un non perfetto feeling con la sua RCZ. In quinta piazza Bodega, che riusciva di poco a precedere il compagno di team Pegorani. Nella Q2 la sfida si spostava sull'asse Capelli Geraci, con l'ex pilota di Formula 1 che riusciva subito a far segnare tempi record, ai quali prontamente però rispondeva il pilota della Drive Technology che nei minuti finali della sessione soffiava la polla al commentatore Rai. Terzo gradino del podio per l'ottimo Sabatini, il quale dopo aver preso confidenza con la vettura nel corso delle prove libere riusciva a far segnare un ottimo crono e a posizionare la sua RCZ alle spalle del duo. Fuori dal podio, momentaneamente, Bertozzi, Bodega e Gaio Fatto nell'ordine. Parola ora ai due poleman di Monza. Sì, correrò un po', diciamo, facendo i conti, ma non per questo mi risparmierò da fare il meglio che potrò, e anche perché quando sali in macchina e metti il casco i conti non li fai più, quindi la pista mi piace, sono sempre andato forte, cercheremo di fare comunque come sempre il massimo. La conosco perché con tutti i rally di Monza ormai la conosco, poi l'anno scorso avevamo già fatto la gara, per cui non è stata una cosa nuova, ma già sapevo che come ci si comportava. Poi l'RCZ va molto bene, è facile da guidare, non c'è bisogno di tanti chilometri per prenderla in mano.